Mi chiamo Benedetta e frequento la terza elementare. Mio nonno si chiama Giovanni, è nato nel 1935 e ha 86 anni. Quando aveva più o meno la mia età, leggeva un giornalino per ragazzi che si chiamava Lo Scolaro. A casa ne abbiamo alcune copie. E con il nonno qualche volta le abbiamo guardate e abbiamo parlato di quando lui era piccolo. A me sembra un giornalino un po' triste. Le figure sono tutte rosse e nere. Rosse come il sangue e l'esplosione delle bombe, nere come la guerra. Quando mio nonno faceva la terza elementare c'era la guerra. In quegli anni sono successe molte cose gravi. Mio nonno mi ha raccontato che a causa di certe leggi molto dure, da un giorno all'altro alcuni bambini non hanno più potuto andare a scuola e alcuni adulti hanno perso il lavoro. Poi tutte queste persone sono state caricate sui treni e sono state mandate lontano, in certi campi dove dovevano solo lavorare. Il nonno mi ha detto una cosa ancora più terribile, e cioè che lì i bambini venivano separati dalle mamme e dai papà e anche dai nonni. Poi sono quasi tutti morti di fatica, di malattie e di fame. La cosa più preziosa che ho è la mia famiglia e non so come potrei fare senza la mia mamma, il mio papà e i nonni. Per fortuna il nonno mi ha detto che quei tempi ormai sono lontani e che io non devo aver paura di dover lasciare i miei cari e nemmeno la scuola. Ma io sono lo stesso molto dispiaciuta per quello che è successo a tutti quei bambini.